Partiamo dal tuo ordinamento pedagogico, che è stato quello che ha esattamente voluto la mia amministrazione. Lei può avvalersi di un coordinamento pedagogico perché l'amministrazione rapinese lo ha voluto, come altri servizi in coordinamento. E vengono chiaro, ma è stato attivato. Allora, partiamo da un dato economico. Partiamo da un. Cosa è successo con questa. Con questa, perché ci sono alcuni aspetti che dovrei proprio governare. Allora, cosa è successo con questa delibera? Come si vede nell'ambito di quelli che sono i rapporti, quanti sono i posti offerti? Non vuol dire nulla, perché se fossero 457 bambini nel 2010 su una città da 10 milioni, sarebbero pochi. Se fossero 457 a Garzeno, sarebbero tanti. E allora ci vuole un parametro per giudicare quant'è l'offerta pubblica. Perché il vero grosso problema, al di là di tutti i chilometro zero, 15 minuti, 16 minuti, premesso, per le passe di Italia Libera sono meno di 15 minuti, un chilometro e mezzo di distanza. Poi è una cosa di. Se posso andare avanti, poi guardate Google Maps, perché Google Maps non l'ha fatto rapidamente. Allora, da 2010 sono 457 posti, se vi interessa penso che. È difficile parlare e ascoltare insieme. Se ascoltate, poi dopo parliamo. 457 diviso 2.226 bambini dà un rapporto di 0,20. Eravamo nell'anno 2010. Perciò questo è un dato oggettivo. C'era il rapporto 0,20 sulla base dei bambini 0,3 nati 0,3 residenti in città. Dato oggettivo, algebrico, non politico. Questo era quanto veniva offerto quell'epoca. Dopodiché il numero di posti diminuisce. Diminuisce anche il numero dei bambini, rimane un rapporto simile, 0,19, perché quello che può essere il punto di vista vostro, specifico qui, è un punto di vista specifico qui, nel senso all'interno di questo quartiere. Sappiate che dal punto di vista oggettivo ci sono dei quartieri come il vostro, non più brutti, non sono alti 6 metri o 1 metro, dei quartieri esattamente che hanno la pari dignità, ma che non hanno un nido a 1,5 km. Che nido? Non ce l'hanno, non ce l'hanno mai avuto. E altri, se posso, se lo sono visti anche chiudere in passato. Perciò è una questione di sano egoismo. Cioè dico, io nel mio quartiere lo voglio, perché a questo punto non ho mai sentito nessuno preoccuparsi, ad esempio, di Prestino, Breccia e di altri quartieri che non l'hanno mai avuto. A voi giustamente interessa il vostro, non vi siete mai preoccupati di Prestino e Breccia, che non sono persone diverse da voi. Continuiamo. Se vi interessano i dati, secondo me vi dico qualcosa che non sapete. 2013-14 inizia nel 2012-2013, rapporto è 0,19. Nel 2013-14 0,20, dati oggettivi, posti offerti diviso il numero dei bambini. Andiamo avanti, poi vi spiego anche due aspetti economici. Scenda per cortesia. Ok, vado ancora giù un filino. Sono, ecco, così, così, così. Tenete presente che tutta questa colonna sono i posti che sono stati offerti senza fare casino e confusione, al di là di quello che era il fabbisogno, al di là di quelle che sono le liste d'attesa, c'è un dato oggettivo. Quanti erano i bambini che hanno potuto fruire di un servizio pubblico che è la vera discriminante per molti? Perché molti, io ho un reddito di 200.000 euro, posso portare mio figlio dove voglio, altri non ce l'hanno quel reddito. Di conseguenza, o il bambino lo portano in un nido pubblico, 1,5 km o 1,8 km o 2 km di distanza, fa meno chic, ma se non ho il posto pubblico come numero oggettivo, mio figlio sta a casa, mia moglie, e qui nasce il vero divide tra uomo e donna, perché nel 90% dei casi è donna, sta a casa, non lavora perché deve curare mio figlio. Quindi quella che è la vostra preoccupazione del vostro quartiere, che lo capisco, perché ognuno alla fine. L'essere umano egoista pensa a sé, è un interesse legato alla comunità dove ogni singolo, lo capisco perché di questo parliamo, di questo parlate, del vostro nido, perché mi interessa solo il vostro. No, infatti siamo qua, ma infatti siamo qua, no, ma infatti la dimostrazione oggettiva, se posso, se posso. Avete sempre visto, tanto dopo parlate, no? Perché dopo parlate, posso? No, devo provocare lei con queste frasi idiote sulle donne che devono stare a casa. No,
Allora, il bello delle assemblee pubbliche è che è pubblico. E il pubblico è naturalmente di solito. Di solito pensa. C'è spazio e spazio perché il pubblico, cioè il pubblico, noi, voi, le persone a casa, possano riproporre il proprio pensiero. Questo, noi vogliamo essere molto rispettosi di questo spazio del signor sindaco, anche se lei sa che è ancora un minuto al massimo, perché qua sì, va bene. Tant'è che dico di, che si parlava di egoismo puro, perché nessuno di loro è qui per prestino, breccio o refio, nessuno, perché pensano a loro, se posso. Vado? Ditemi quando posso. Quello che vuole fare, dico che intuisce sugli altri. Evidentemente non posso finire, però se vuole, però poi vuole che l'ascolti, giusto? Così, io sono, io non lo so, io un... Questo è un confronto bene, sei un comizio, no? No, allora. Signor sindaco, come fa a essere un confronto se a lei manca tutta la parte precedente? Me lo spieghi? Io vorrei saperlo, sinceramente. La parte che... siamo stati qua un'ora ad ascoltare gli interventi, a lei manca questa parte. Come facciamo a trasmettergliela? Mi risponda. Se la signora Bernard potesse almeno riproporre l'ultima parte del documento che ha letto, che è stato molto interessante, potrebbe interessare anche a lei. Pensavo di avere anche qualcosa di interessante che non mi è stato consentito di esprimere. Questo, la signora Berna dà cose più interessanti, ma se potessi finire. Ma si rende conto che non mi avete lasciato finire? Io devo sottolineare una cosa, signora. Io apprezzo molto, probabilmente io sono più d'accordo con lei rispetto a quanto sta presentando il signor sindaco, ma io non posso darle spazio al di fuori delle regole questa assemblea. Ve lo dico molto chiaro e non so quanti di voi lo condivideranno, ma questo dà spazio alle strumentalizzazioni. La stampa in questi giorni ha parlato di un'assemblea a fuoco, è stata educata, gentile e costruttiva fino a poco fa. Naturalmente la figura del sindaco, e lei lo riconosce penso, nelle sue modalità di comunicazione e nei contenuti che a volte esprime, sappiamo, ha un carattere molto duro e questo fa anche arrabbiare. Questo non significa che in questa assemblea non abbia spazio. Ho parlato fin troppo, non voglio sgridare nessuno perché ho solo da imparare da ognuno di voi, ma dobbiamo veramente lasciare finire, anche perché, ricordo signor sindaco, che il tema è il rapporto tra i bambini e il quartiere, e quindi si può chiudere in questa direzione, e poi la ringrazio ancora. Signore, che si sono ricomincia, posso? Ancora. Ero in silenzio. Allora, la verità è che nel rapporto complessivo, immagino che a voi interessi solo il vostro quartiere, come stavo dicendo, e poi parliamo nel vostro quartiere. Ancora. Penso che sia quello che chiediamo anche ai nostri figli, no? Di lasciar finire e poi andare. Bene, allora stavo dicendo che in assoluto in questo rapporto noi vediamo che ci sono, in relazione alla quantità di posti offerti e in relazione ai bambini residenti in città 03, con queste dinamiche si arriva ad avere il più alto rapporto mai avuto nella storia a Como. Mai. E questo è, per quanto mi riguarda, la mia finalità, nel senso che mi preoccupo di offrire un servizio pubblico, ISEE, a quanti più bambini possibili. Evidentemente la signora prima mi ha ascoltato poco, ma quando parlavo della donna è che nella misura in cui io diminuisco la quantità di posti al di là della distanza del quartiere,
normalmente a farne la spesa è proprio la donna, perché 9 volte su 10 è la donna che sta a casa col bambino se non trova un posto in un asilo pubblico. E in termini economici ci sono una serie di soggetti che non possono permettersi l'asilo privato e che quindi possono accedere a un asilo solo nel caso in cui è il loro reddito ISEE a consentirgli la frequenza. È per questo che è assolutamente fondamentale ed essenziale aumentare la disponibilità di posti, e questo è il record storico che a Como non si è mai visto. Passo seguente, in termini di quartiere, visto che parliamo del quartiere, no? Mi interessa. Poi conteggiamo, guarda, tutto quello che vuole, tanto io ascolto volentieri. Tenga presente, vi do un dettaglio, che ci sono, giusto perché lo sappiate, una serie di quartieri che il nido proprio non l'hanno mai avuto e non ce l'hanno. Di conseguenza la preoccupazione è strettamente connessa a un dato economico che non sapete. Io ho bisogno di pochi secondi, così secondo me andrete a casa con un dettaglio in più e sulla base di quello rifletteremo, poi io ascolto il resto. Vorrei dirvi che per quanto ognuno di voi possa contribuire al costo dei nidi, e poi di fatto quando parliamo di soldi parliamo di tutti i soldi di tutti noi, perché alla fine io sono cittadino comasco come voi, alla fine abbiamo un portafoglio solo. Ebbene, che sappiate un dato che non avete. Ipotizziamo quello che è la famiglia che paga per il proprio bambino 03 600 euro al mese per 11 mensilità e paga 7.200, quindi non stiamo parlando di quelli che hanno necessità economiche, perché sono due che hanno un ISEE e di conseguenza hanno un reddito. Pensate che quella famiglia lì, che è quella che contribuisce nella maggior misura in ambito economico e che quindi dà alle casse dell'amministrazione 7.200 euro a rimborso, il ricone, diciamo, qualche guise, rapinese, 7.200, oltre a un contributo di 159 euro di Regione Lombardia, crea, lui che paga il massimo, crea un costo all'amministrazione, e poi vi spiego perché è importante razionalizzare, di quanto? Quanto? Posso? 12.000 euro all'anno a bambino, oltre alla quota che versa. Se lei fosse uno di quei genitori che versa 600 euro al mese, tenga presente che l'amministrazione comunale paga per lei una somma superiore ai 1.000 euro al mese in ambito di relazione. La posso chiedere verso la conclusione così? E quindi in assoluto, allora, per quanto riguarda la distanza di vicinanza, io penso che questo quartiere sia uno dei più fortunati in assoluto, perché con 1,5 km a piedi ha un altro nido, ISEE, di conseguenza stiamo parlando dei più poveri, che sono quelli che interessano molto per la redistribuzione del reddito, quello più ricco sceglie quello che vuole, di conseguenza in ambito assoluto, ma 1,5 km, attenzione, è se quel bambino lì vive sopra il nido. Perché se come succede da altre parti, come mi è capitato con una mamma di Via Passeri che portava per questioni di comodità sua, ma viva la scelta autonoma, da Via Palestro, quella mamma di Nidi dalla Via Palestro dove vive alla Via Passeri ne aveva 3 di scelta, per capire quanto siamo fortunati noi in centro. Signor Sindaco, lei ritiene concluso il suo intervento? No, il suo tempo è abbastanza. No, bene, d'accordo, mi siedo e vado, cioè, avrei da dirne per parecchio, grazie. Immagino. Grazie a tutti. Passiamo un secondo, mi interessa. Il nostro dato posso offrire? Se mi lascia 20 secondi. Ci sono in totale per i servizi sociali una capacità di spesa di 17 milioni. Lei tenga presente che solo per i nidi e l'integrazione di un servizio che offriamo a 324 bambini, se posso finire, lo sai, posso finire, c'è un componente politico che vuole disturbare, no, stai zitto per favore. Sono un cittadino, sono solo un cittadino. Vorrei parlare a lei. 4.7 milioni di euro vengono spesi solo per i nidi. Lei tenga presente, come dicevo prima, perché poi aprilo, lei mi ha detto aprilo. Guardi, fosse possibile, quello che sto dicendo è che tutte le risorse che stiamo spendendo per i nidi, quello che risparmio non è che mi ci compro un Rolex, normalmente quel denaro viene investito nei servizi sociali. La Roberto, tutti quelli che sono, sì, ma non può essere solo quello, non può essere solo quello, capisce? Non è che quei soldi che risparmio me li metto in banca. Li prendo da un'altra parte, sì. Dopodiché, almeno fatemi esprimere, con le componenti sociali, i sindacati, abbiamo confronti costanti, con i partiti politici me la vedo nell'opportuna sede, sono venuto qui come sindaco nei confronti dei cittadini, con le altre parti, consentitemi quantomeno, visto che abbiamo tavoli
costanti di non sentirli anche qua. No? Noi abbiamo pensato di dare la parola. Va bene, se ne va. Arrivederci. Girotti, ti sei già sentito la terza volta. Non scappare. Dimostra che al sindaco non interessa ma bisogna conoscere lo sindaco per prendere Rapinese, Rapinese, se parlano i genitori si sveglia, lei è un'unica comunità, un sindaco.